Allora. Ok, allora continuiamo su questo, diciamo, su questa base e andiamo a vedere la prima parte, va bene? Di questo discorso. Ok, eccolo qua. Presentazione. Ok, ecco qua. Allora, quindi, qual è l'obiettivo della cromatica? L'obiettivo della cromatica è chiaro, realizzare, diciamo, un processo automatico che quindi può, diciamo, essere in grado di auto. Sapete cosa vuol dire la definizione, il concetto di automatico? Sapete cosa vuol dire? Quando è che un sistema si può definire automatico? Quando non ci deve essere l'intervento dell'uomo. Sì, allora, questa è la conclusione e mi va bene. Cioè, quindi il sistema non ha bisogno di intervento dell'uomo ed è in grado di autogenerarsi e quant'altro, ma il concetto un po' più, diciamo, scientifico di un processo automatico lo sapete? Quando una macchina riesce a completare una serie di passaggi in completa autonomia. Anche va bene, però è sempre, cioè, questo è sempre un livello più descrittivo. A livello tecnico, secondo voi, cosa deve accadere perché una macchina sappia perfettamente cosa fare e percorrere un ciclo, no? Un ciclo di funzioni. Sì? L'uomo deve. Sì, però per esempio, no, ti dico il robot stesso, per essere automatico, il sistema per cui diciamo attraverso i robot diventa automatico, cosa deve Che fare? sappia prendere una propria decisione. Sì, Non capisco? Che può lì. prof ho detto che può, diciamo, cambiare il suo status della situazione e prendere Ma sue iniziative, diciamo, detto non è proprio male, così, però perché comunque, diciamo. cioè, che il sistema è in grado di in qualche modo realizzare i segnali stessi di cui lui stesso ha bisogno per andare avanti, chiaro? Cioè, non c'ha bisogno dell'uomo di dare il segnale per passare da una fase a una fase successiva, ma il segnale per passare da una fase successiva se l'autoproduce. Come fa a autoprodurselo? Attraverso i traduttori sensori. Per esempio, se io voglio che il robot chiuda la mano, vada in una certa posizione, ciò che il segnale che mi dice che è in quella posizione è il robot stesso che se lo dà. In base a un traduttore, riconosce la posizione di robot, manda il segnale e quindi fa passare alla fase successiva che è quello di stringere, per esempio. Ok? Quindi si parla del sistema automatico quando il sistema è in grado di produrre i segnali stessi di cui lui ha bisogno. Ok? Ritorna? Ritorna ragazzi. Poi Sì. l'altro problema è appunto che dobbiamo lo scopo e l'obiettivo di tutto quello che è l'aspetto cromatico è la distribuzione di questa energia, come viene distribuita, va bene? E poi vediamo anche i campi di impiego. I campi di impiego l'abbiamo detto, sono quelli diciamo soprattutto dove il campo di impiego industriale, dove l'aspetto della sicurezza prevale sull'aspetto, diciamo, sulla scelta, diciamo, di poter utilizzare è una formazione di tipo elettronica, vero? Soprattutto per la parte di potenza. Va bene? Abbiamo detto che sono costituiti da tre sistemi, o meglio, quelli che abbiamo divisi in quattro. Abbiamo il sistema di produzione, che è quello dove si produce energia di pressione, quindi si converte energia meccanica in energia di pressione. Infatti il compressore è un generatore di energia, non è un motore, non è che dà energia meccanica là. Assorbe per generare un'altra energia, per esempio in questo caso un'energia di pressione. Poi abbiamo il gruppo di comando di controllo, che è quello diciamo che comanda e controlla quest'area. Il controllo spesso sul detto può essere di tipo elettrico, attraverso valvole logiche e quant'altro. Poi abbiamo l'elemento di trasmissione, che è diciamo come quest'area viene dislocata dal luogo di produzione al luogo d'utilizzo. E poi abbiamo il gruppo di potenza. Il gruppo di potenza spesso è costituito dagli attuatori che poi hanno il compito di attuatori o motori pneumatici hanno il compito di realizzare l'energia meccanica finale, che quello è l'obiettivo di un circuito pneumatico.
grandezze cromatiche che affronteremo, che utilizzeremo, sono ovviamente la pressione, diciamo, come grandezza, penso che l'abbiamo fatta abbastanza bene, è una forza per unità di superficie, vero? Quindi è forza fratto un'area, che si misura in newton fratto metri quadri, va bene? Poi abbiamo la forza, diciamo, anche questa la conoscete bene perché comunque l'abbiamo fatta tantissimo a manca meccanica, va bene? È una grandezza fisica vettoriale, moto, direzione e verso, e ci permette di far capire che è, diciamo, quella che ci dice e che ci dà un'indicazione ben precisa sul movimento, vero? Forza e movimento sono collegate attraverso la legge della meccanica, va bene? Poi abbiamo le portate, queste ecco non l'abbiamo mai viste, quindi su questo ci perdo un attimo di tempo perché è un po' concettualmente magari nuova. E questa è la portata in un senso, si parla di portata quando c'è un movimento di fluido, va bene? La portata può essere o volumetrica o massica, a seconda se considero l'oggetto come massa o come volume. Chiaro? No, la differenza è la densità. Per passare dalla portata massica alla portata volumica basta moltiplicare per la densità, va bene? È la quantità di massa che passa nell'unità di tempo in un circuito. Chiaro? Se dico 3 kg il secondo, vuol dire che ogni secondo passa 3 kg di materiale. Chiaro? Questo un po' è la portata. Può essere appunto massica o volumica. Quindi la portata fra ora qui mi è sparita, non so come mai, perché purtroppo c'è il problema che qui non c'è Word, ma c'è LibreOffice, e dice uguale, ma non è propriamente uguale. LibreOffice, questo ovviamente taglia, vediamo se in PDF, eh? C'è PowerPoint anche qui, ora posso vedere il testo destro. Vediamo se qui me l'ha messo e se sono errori miei, perché può essere anche se sono errori miei di battitura e non l'abbia messo a posto. No, qui ti ho fatto bene. Ok, questa vedete la parte di... E come si fa a trovare la forza e la pressione per un'area, va bene, l'opposto, è proprio quindi, abbiamo detto che cos'è, diciamo... La portata volumetrica si può trovare o l'area per la velocità. Vedete a livello dimensionale, ora vi ho fatto velocità, ho sbagliato io, perché area per velocità. Ho sbagliato io. Perché se vedete a livello dimensionale, area è metro quadro, la velocità è metro secondo, quindi metro quadro per metro fa metro cubo, grazie secondo, quindi volume grazie secondo. Ma sempre questa verifica dimensionale perché aiuta a vedere se una formula è corretta o sbagliata. E se non torna alla dimensione di volume vuol dire sbagliare la formula. Ok? Prof, ma semmai Sì? No, Prof non è mica metro cubo fratto secondo, è metro cubo per secondo allora. è l'unità di volume nell'unità di tempo, quindi è fratto il tempo. Perché come fa a fare l'unità di tempo? Lo dividi per il tempo, allora ti viene 1. Io so E quindi Prof, sarebbe... se ho 10 kg di materiale, passa in 10 secondi, io poi 10 diviso 10, passa 1 kg il secondo, va bene? Che si deve cambiare, però. La velocità sta in numeratore, non in denominatore, sbagliato, è area per velocità. Infatti, è proprio non mi torna. Come fa a essere? Allora, se aria per velocità, la sua unità di misura mi fa essere fratto. Sarà sempre La per... velocità è fratto secondi, no? Ah, è vero, hai ragione, scusa. Hai ragione. Perché comunque l'area può essere in metri E quindi che si deve scrivere? Ah, perché te sta scrivendo Duccio? quadrati. E questo Vabbè, lo volevo diciamo vedere già nella solitamente quel scheda. che noi utilizzeremo, noi la portata la vedremo prevalentemente. Abbiamo detto prima, no? Che la portata in un attuatore condiziona la velocità d'uscita dello stelo, mentre la pressione condiziona la forza con cui spinge. Chiaro? Quindi un regolatore di pressione, il regolatore di Quindi pressione, il aria per velocità uguale a regolatore volume fratto secondo. è un regolatore in portata. Cioè io agendo sul regolatore che ho sull'attuatore, aumento e diminuisco la velocità con cui lo stelo
esce, ma la pressione non la regolo. Questa viene a monte dal sistema di produzione del serbatoio. Io nel serbatoio c'è una valvola di minima e di massima, la massima pressione in uscita, quella è difficilmente regolabile. È vero, in molti impianti c'è il sistema, poi lo vedremo, FRLV, che proprio mi fa un'ulteriore regolazione di pressione. Chiaro. Però io la pressione la regolo spesso a monte, non la posso più influenzare. Quindi quando io ho un certo stelo, ho la forza che lui riesce a generare, è come la coppia di un motore elettrico, è quella, più di quella non posso andare, perché per aumentare la coppia aumento la corrente, ma per aumentare la corrente, quando il filo è di una certa dimensione, questo l'avete fatto l'anno scorso la legge di Ohm, oltre certi valori di corrente non posso andare, perché sennò il filo si riscalda e si fonde. Guarda. Chiaro? Qui il concetto è questo. Quindi anche qui la pressione è quella, quindi la forza è quella, oltre non posso andare, posso lavorare sulla potenza come? Aumentando la velocità. Chiaro? Come fa aumentare la velocità? Lo vedete da qui, aumento la... No, l'aria è uguale, perché lo stelo è quello, non può cambiare la dimensione dello stelo, vero? Aumenta la pressione. Può aumentare solo... No, la sezione la può aumentare, lo stelo è quello, ora qui fa vedere il concetto di portata, ma nella realtà automatica, se lo stelo non è che ti può aumentare l'aria, eh. Se tu puoi cambiare solo la velocità, tu mandi più aria, va più veloce, ma basta. Quindi la potenza tu la metti come velocità, non certamente come forza. Quindi se ho un peso di 20 kg e il pistone è in grado di farne 10, se questo peso tu l'alzi, ma poi devi mandare tu sfrutti l'effetto Pascal, tu lavori sulla sezione variabile, allora sì, ma il pistone non è la sezione variabile, è la sezione fissa. Ok, quindi ora questo lo cambierò perché questo è sbagliato. Vabbè, magari lo In che registriamo appena. sistema Se intendo? l'avete Area stampato, per l'area velocità. per velocità, sì. Uguale volume frattempo. Scusami, Si lascia uguale volume frattempo. no. Tutto, la parte di aerodinamica è trasmessa tutta, ossia. Cioè te quando tu vuoi anche sollevare un oggetto attraverso la cromata, c'è tutto l'effetto di Pascal, no? Per cui la pressione agisce qui è uguale. Quindi se tu fai forza qui e con la stessa pressione tu realizzi una forza molto maggiore. Se tu pompi e tu hai una cosa molto pesante, perché tu aumenti il diametro dell'oggetto da sollevare, tu aumenti la forza riducendo la velocità. Per cui qui il sistema ha una velocità, lì c'è una velocità molto più lenta, come nella meccanica, no? Nella meccanica, se c'è un ingranaggio che ingranano, per aumentare la coppia trasmessa, tu riduci la velocità. Quindi sono cambi di diametro delle ruote, la ruota più grande va più piano, ma c'ha più coppia. La trasmette all'albero più robusto, quindi un motore più piccolo sa più coppia, è più uguale. La sezione va più piano perché il volume che qui si genera in uno spazio minore, perché ovviamente è maggiore l'area di base, e quindi veramente si muove più piano, perché si muove più velocemente, però per sollevare un peso più grosso, perché la pressione agisce costante per l'effetto Pascal, che si trasmette più. Anche tu mi hai fatto la stessa sezione. Sì, però se lo fai la stessa sezione, neanche se faccio la forza, fare il peso lo posso arrivare. L'effetto leva nella fluidodinamica si usa così. Nella meccanica tradizionale, la macchina semplice la fai con la coppia di riporto, allunghi la leva. Qui la metti la sezione. Ed è l'effetto Pascal. E questo è il fluidodinamico. Ok. Chiaramente con l'aria non te lo può fare perché l'aria tende a comprimersi, anche se ad alte pressioni questa viene una certa risposta. Ok? Quindi questo cambiatelo. Poi, ok, la relazione tra la portata massima e la portata volumetrica, come abbiamo detto, è la densità, va bene? Vedete? La volevo dire. No. C'è anche PowerPoint. Allora, la portata massima tu la utilizzi se soprattutto ti interessa anche il peso di quello che può portare. Se ti interessa solamente, come in questo caso, nella parte pneumatica, la parte diciamo di spostamento, tu lavori con la volumetria.
La persona massima ha un senso se tu vuoi dare importanza anche al peso del fluido trasportato, oppure se tu hai a che fare un fluido incomprimibile, ma nel nostro caso nel fluido comprimibile i gas si lavora a portata volumetrica. Il gas non ha massa, probabilmente, nella parte rilevante. Quindi qual è la nostra La densità. Promotivo della densità. La portata massima è uguale a quella volumetrica per la densità. Poi tu lo fai anche a livello dimensionale, no? Portata massima è uguale, portata e volume, la densità è massa fratto volume, volume e volume semplice rimane massa fratto tempo. Dovete imparare un po' a ragionare con... Siamo... A questo punto, ormai ci so correggo questo. No, perché stavo fatto con l'equazione, probabilmente qui non c'è la funzione. Vabbè. Allora, tornando a noi, rapporto di compressione, anche questo è molto importante perché come vedremo una delle caratteristiche dei compressori è proprio quello di che tipo di rapporto compressione riescono a generare e siccome la pressione di mandata, la pressione di aspirazione è nota, attraverso il rapporto di compressione trovo la pressione di mandata, vero? E come abbiamo visto è quella che condiziona la forza, vero? E la massima pressione io posso avere. Quindi se ho un compressore mi fa 6 bar, 15 bar, un posto. Quindi se ho uno stelo, voglio fare una porta di 8 newton, devo lavorare sulla dimensione dell'altro foro, se no il peso non lo sollevo. Chiaro? Così come ho detto prima, la coppia motore non sollevo. Se io non ho coppia motore, il sistema non si mette in movimento. Poi una volta in movimento, quella potenza va più o meno forte, però ciò che veramente mi fa muovere un sistema meccanico è la coppia. La coppia non vince le forze passive, il motore non sta via e si brucia perché comunque continua a chiedere corrente, si mette in movimento, tanto è vero che il salvamotore è proprio un magneto termico perché quando la temperatura sta per scaldare parte. Se il tempo di intervento è giusto ce la fa a staccare, se no con il filo e può staccare da lì se brucia la eh? No, se interviene sono formule che tu vedi le devi usare, se no mi sentite comunque si faranno. Allora, poi facciamo il rendimento, coefficiente di rendimento, questo è molto importante. Coefficiente di rendimento, come vedrete, è quello che caratterizza il volume morto del cilindro. Beh, vediamo se ve lo spiego un po', magari ve lo può capire velocemente, o prima farvelo vedere spesso. Allora, se voi avete un cilindro con il pistone che si muove, anche il pistone quando arriva nel punto molto superiore, c'è rimasto un certo volume di gas qui che lui non riesce a spingere. Questo è il volume morto e quello che caratterizza il riempimento, il rendimento di volume di riempimento. Cioè, se io ho questo cilindro, non tutta quest'area, questa è la massa effettivamente che io dovrei spingere. Di fatto non la spingo tutta, ma spingo solo questa. Quindi questo volume rispetto a questo volume effettivamente dovrei spingere mi dà il rendimento volumetrico. E il rapporto tra il volume effettivamente io riesco a spingere fratto il volume effettivo che dovrei avere. E da cosa dipende questo rapporto prevalentemente? Dalla dimensione della parte superiore del cilindro. Più piccolo fa questa zona, più rendimento elevato. Chiaro? Allora. Dovete avere l'idea come è fatto un cilindro, va bene, un compressore. Vedete il limite fra un Io perito? uguale proprio L'avete visto il limite fra un perito e un ingegnere di liceo? L'avete visto? Questo è il limite,
L'insegnare Il l'istituto per limite. insegnare. Il periodo Ah. che dà a Dio. Mm? Poi uno ci mette l'impegno, allora un po' penalizza, ma perché sono dovuto crescere anche da qui. Io ero ignorante, non avevo disegnato, non avevo mai disegnato. Magari mi faceva latino un po' più bravo, ero matematica, non ero malato, ma a livello di disegno, ignorante, non avevo. Il primo esame di tecnologia che feci, che aveva disegnato tutte le macchine, sono stato quasi un mese e mezzo a imparare a disegnare, prima di studiare la materia, per dire, no, il trauma, quando si dice il perito, no, il perito. L'era uno, mi ha fatto dei culi a scuola, c'era la gente bravissima. Come fai? La vita mi sono goduta. Questo ve lo devo dire, questo va a ragione. Ho fatto un investimento, ho detto, vivo meglio a 30 anni e vivo peggio a 20. Ho indovinato, perché nella vita ho cambiato 3 volte lavoro, se non avevo fatto questo ero costretto a fare lo stesso lavoro, non mi garbava, o meglio, uno non mi garbava. Quello da dipendente di un certo, quella appunto c'è una che su, mi devo farla piano. Però non mi garbava stare a lavorare lì, o non mi garbava per nulla, per altre persone, che ho lavorato 6 anni. Poi sono venuto via, e tra parentesi lì mi avevano assunto anche bene, cioè, ho fatto il dottorato di ricerca, quindi era anche curato, ma non era la mia azienda, era la ricerca e sviluppo. Il problema è che le aziende grosse sono un po'. Bisogna essere bravi, portati. Io non ero portato. Io sono tipo il primo mattino, con un'idea, mi garba fare lì. Vado a lavorare per un anno, sono sempre la stessa cosa, molto più tranquillo, no? Quindi a chi mi garba il cambiamento è come levargli il cervello e metterlo da parte, tu vai lì tutte le mattine e fai le tue cose. Quindi a me questo. Poi ho fatto l'imprenditore, lì mi sono sfogato veramente, troppo forse. Poi a un certo punto, appunto, siccome mi sono sfogato troppo, mi è toccato dire basta, perché se no. Troppa roba, troppa arnai, mobili, cose, persone giravano. E ho fatto questo lavoro e forse questo è l'equilibrio giusto, perché è vero, sì, c'è qualcuno che prova a farmi fare che vogliono, ma che poi che voglio, poi quello mi piace, e poi comunque la cosa bella dello studio, al di là di tutto, è che apre la testa. Cioè, capito a ragionare, i problemi spesso non ti piglia l'ansia nella risoluzione, trovare la soluzione per forza, tu dà fiducia al tempo, tu ponderi le cose, non è che si. L'affanno di dire se non trovo la soluzione stasera, domattina mi fa. Andare a letto tranquillo, domani la soluzione si trova. L'ho sempre trovata. Però mi sono reso conto, appunto, a livello imprenditoriale, mi sono fatto fino all'affanno, con calma ho affittato tutto, ho detto basta, perché qui perdo tutto. Però poi ci fai dalla mattina alla sera a guardare se mi paga l'affitto, devo fare qualcosa lì. Che le mamme stanno. E sono venuto a rompere l'anima a voi, insomma, questo è il concetto. E quindi questa energia si vede. Che mi garba creare, fare gli esercizi, studiare, cioè mi garba l'idea di fare sistemi, non avevo mai insegnata, quindi insomma studiare sistemi, lo studiare sistemi quasi 2 mesi studio, cioè, non è che sono qui dopo, stamattina sto improvvisando la lezione, dietro al stesso lavoro 2 mesi di studio mio, per dire, no, è una rarità questa, non è comune nel nostro mondo purtroppo. Magari a voi, questo è per voi una fortuna. Se avevo visto stamani, aprivi il libro e sfogliavo 2 pagine, poi era più facile. Perché sapendo meno, chiedevo meno. Uno chiede quello che sa, no? È come un contenitore. Se è pieno, sì, per riempirlo si fa alla svelta. Se è un po' più pieno, si fa più fatica. E questa purtroppo è la vostra condanna. Lo capisco, eh. Lo capisco. E per voi sarebbe meglio un professore che rompe meno l'anima alla vostra età. Un giorno forse mi. Capirete lui il video, però magari, o forse no, perché magari uno con il diploma poi alla fine fa tutta un'altra carriera, fa un'area imprenditoriale brillante, perché magari uno creativo, per cui l'aspetto tecnico è meno importante, però chi può fare ingegneria, per esempio, sarà qualcuno può fare ingegneria? No, peccato, perché qui si butta via un patrimonio umano, ragazzi. L'ingegnere viene da lì, sì, a un altro livello tecnico rispetto all'ingegnere del liceo, è più alto di livello, c'è niente da fare. È più, cioè, come gioco a tennis. Io ho cominciato a giocare a tennis a 6 anni. Gioco meglio dei miei amici che giocano dei 10 anni, giorno, ma hanno iniziato a 30 anni. Ma se vado a giocare, io gioco una volta l'anno, poi magari perdo la partita perché tecnicamente non corro più come loro. Ma a livello secco, di colpo, la mia pallina va più veloce della sua, perché la iappo prima, la iappo meglio. Cioè, capito? No? Ogni cosa c'è il suo tempo. Questa è l'età per voi in cui si apprende bene l'aspetto tecnico. Che quando si comincia a fare ingegneria a 21 anni, 22. Si apprende peggio. Qui abbiamo un esempio, un Fabri che è professore bravissimo,
a livello ingegneristico è molto più bravo di me, che ho fatto il liceo. Lui le cose le mangia molto più di me a livello tecnico. Che niente da fare, io posso studiare quanto voglio, ma lui ha un gap su di me sempre superiore, che niente da fare. Quindi, non c'è niente da fare, me ne devo fare una ragione. Beh. Non posso mai essere il meglio di tutti, voglio dire, no? L'importante è essere intelligenti, dire bene, consapevoli, non farsi terrorizzare da questo fatto. Cioè, consapevolezza, voglio dire, se sei più forte di te, più forte di te. Poi lui magari non ci si mette a studiare dove sono la materia per insegnarvela, tu fa altre cose, però se lo facesse lui mi passerebbe avanti alla grande. Hai capito? Se lui facesse il che fo' io, sarebbe 10 volte meglio di me. Magari meno intuitivo su certe situazioni di concetto di matematica, magari, però poi a loro piace anche quella, però voglio dire, più avanti, no, fate i professionali, direi professionale. Pure anche la scuola di fatta a suo tempo aveva una logica, molto più tecnica, capito? Molto più Quindi pragmatica. Se poi, nessuno poi avevo voce onda. Poi lui chiaramente non è che la dimostra, lui gli interessa questa vita, cioè, vuole più una vita tranquilla, non si vuole troppo sbattere. E quindi ha fatto una scelta di comodità, ma è un'eccezione, se nasce uno ogni mille, un non percorso da consigliare alle persone, che bisogna essere come lui, dotati di un cervello sopra la media. Se uno è normalmente dotato, tu vai nella polizia, tu trovi a scalare un muro, tu scendi, se non ce la può. Perché giustamente, poi veramente, non sei abituato a studiare 8 ore al giorno, non sei allenato, tutti fermi prima. Ma per quello, non perché tu sei, lui era talmente dotato che magari riuscì a farlo anche lui stesso. Studiava anche lui, non è che non ha fatto studiando poco, però infatti suo figliolo forse ha qualche problema in più da questo punto di vista, studia un po' di più, un casino. Magari abbia fatto il liceo. Non lo so, no. Proprio per dire. Vabbè, quindi tornando a noi, questo è il cilindro. Quindi qui c'ho il volume V1, che è il volume della camera di combustione. Qui non c'è, non si parla di camera di combustione. Il volume 1 è, diciamo, di questa zona, è comunque necessaria per mettere le valvole, non è che lo posso fare piatto, va bene? Però la valvola quando apre batte il pistone, quindi da un certo spazio. Ora io l'ho fatta arrotondato immaginandovi la parte di combustione, nel compressore non è arrotondato così, è più piatto, va bene? Ora l'ho disegnato più da motore a combustione. La combustione è forma sferica perché la propagazione della fiamma è sferica e quindi ha bisogno di un volume sferico per creare punti angolosi, non sarebbe esatto. Ma i motori ve lo farò vedere, questa è una parte un po' più Prof, appassionata. Sì. ma cosa sono quelle cose marroni? Sono le valvole. Vedi il disegno Ah, marrone. ok. No, prof, Ok. è che non lo sapevo mica. Allora, a questo punto c'ho V1 e poi c'ho V2. V2 è lo spazio, diciamo, punto morto superiore e punto morto inferiore, va bene? E questo ovviamente in funzione all'area di pistone è l'alesaggio, va bene? Quindi area base per l'alesaggio è la cilindrata. E questo è il volume V2. Ora, il rendimento volumetrico è pari a il V2, che è il volume Ma della... prof, cioè, ma la distanza dai punto morto inferiore ai punto morto superiore non è la corsa di pistone? Sì, scusa la corsa, l'alesaggio del pistone, ho ragione. Ok. Bravo. Quasi farà motori, tu darei meglio di te. Lo Scusa so, la però. corsa, l'alesaggio ha ragione, qui è l'area di pistone. Quindi, chiaramente, la corsa per l'alesaggio è il volume V2. Il V1 è il volume, diciamo, residuo, che è per motivi ostruttivi. Il rendimento volumetrico è appunto il V2 fratto il V1 più V2. Chiaro? Quindi io, diciamo, la parte di questa prima parte la finirei, siamo alle 9:31, 9:54. Troppo, qual è la forma del tempo È il volume effettivo spazzato, quindi quello effettivamente viene inviato la cilindrata, no, il volume effettivo inviato fratto il volume complessivo elaborato.